uno dei pionieri del giornalismo culturale, divenendone ben presto il protagonista. Sapeva raccontare le scoperte e le riflessioni scientifiche di archeologi e studiosi in maniera semplice e diretta, tanto da essere il loro interlocutore principale, ma anche colui che sapeva trasferire al pubblico le notizie. A Palazzo Fera di Cassano è stato presentato da Stefano De Caro, Franco Mancusi e Bruno D'Agostino il volume Arturo Fratta, In fondo al mare, verso la notte, scritti giornalistici sul mondo antico 1957-2002. È stato il testimone e anche il partecipe, anche l'attore per certi aspetti delle vicende archeologiche non solo della città di Napoli, ma dell'intera Campania e vorrei dire anche della Magna Grecia. Il suo orizzonte, come si vedrà molto bene nella presentazione del libro di oggi, copriva l'intera Italia meridionale. È stato appunto non solo il testimone sulle colonne del mattino di tutti gli avvenimenti che riguardavano lo sviluppo del patrimonio archeologico, ma anche della cultura in generale, ma anche il partecipe, nel senso che è intervenuto spesso, in prima persona, battendosi a fianco delle istituzioni governative e non governative, come questo Istituto di Studi Filosofici, in alcune battaglie molto delicate, cruciali, per esempio per la difesa del centro storico di Napoli. Nel momento in cui si sono avuti vari progetti che avrebbero potuto stravolgere questo bene, o per esempio per la tutela del lago d'Averno, e dobbiamo ricordare che fu proprio grazie ad un suo articolo che il Ministero dei Beni Culturali emanò quello che è restato il primo vincolo paesaggistico basato su fonti storiche per questo lago, interno dei Campi Flegrei, appunto citato da Virgilio e quant'altro. E alcune campagne di stampa, come quella sul mattino per i Campi Flegrei, ebbero un successo strepitoso, per cui ha accompagnato gran parte delle attività di cui io sono stato responsabile poi sul fronte amministrativo della soprintendenza, ma la sua carriera comincia molto prima di me. Lui raccoglie per esempio l'ultimo Maiuri, poi De Franciscis e poi Conticello, insomma è stato il testimone di almeno 50 anni, forse anche più, di storia dell'archeologia e della cultura napoletana ed è stato un protagonista in qualche modo.